Benvenuti o bentornati su Fantapolen e benvenuti al commento e alle pagelle di Torino e Empoli, la penultima partita della quindicesima giornata di Serie A. Non sono riuscito a vedere l'ultima, cioè Lazio-Udinese, perché non mi è andata la connessione internet. Peccato, perché deve essere stata molto divertente come partita. Comunque, anche Torino e Empoli è stata una bella partita, come da pronostico, perché comunque sono due squadre in salute, sono due squadre che giocano bene, che hanno un gioco orientato al calcio offensivo. E quindi sono due squadre da cui ci si poteva aspettare una partita frizzante, dinamica e divertente. Lo è stata una partita molto piacevole, anche se è stata una partita, diciamo, a due facce. I primi 25 minuti, non dico che c'è stato un dominio del Torino, però Torino ha segnato due gol nel primo quarto d'ora, quindi la partita aveva preso una piega di un certo tipo. Poi l'Empoli ha dimostrato di essere squadra mai doma, di essere squadra che anche fino all'ultimo spera e cerca sempre di recuperare. Già la partita precedente, insomma, contro la Fiorentina ha recuperato una sconfitta, perdeva 1-0 a 2 minuti alla fine, ha portato a casa addirittura la vittoria, quindi è squadra che non va mai data per sconfitta. Però due gol nel primo quarto d'ora sono tanti, soprattutto se si pensa che il Torino è una delle migliori difese del campionato a livello proprio di gol subiti, per cui era una strada in salita, molto in salita per la squadra di Andreazzoli. Poi c'è stato l'episodio, una palla aerea che è stata letta male da Pobega e da Singo, si è infilato Di Francesco, si è preso il fallo da Singo nei pressi dell'ingresso, insomma, in area rigore. Cartellino rosso per Singo per fallo dall'ultimo uomo, e lì la partita è cambiata. Perché? Perché il Torino non poteva più, è stato tolto Piazza per far entrare in campo Vojvoda, che si è sistemato sulla fascia destra, lasciata orfana da Singo, e lì il Torino non ha più potuto fare il suo gioco, perché secondo me le squadre di Juric, ma in generale le squadre che giocano questo tipo di calcio, soffrono tanto l'inferiorità numerica, perché quando giochi uno contro uno, avere un uomo meno in campo pesa, pesa molto, perché se gli avversari, a maggior ragione sul punteggio dello 0-2, no, per l'Empoli, non hanno più niente da perdere, attaccano con più uomini e quindi uno solo c'è spesso. Ad esempio Luperto era arrivato alla conclusione da 30 metri, una conclusione che poi non è stata pericolosa perché è uscita centrale, ma era una conclusione importante, e poi ha trovato l'assist per la mantia in occasione del gol. Luperto, che è un difensore centrale, che ovviamente col Torino con un uomo in meno era sempre solo. Non è un caso che sia stato Luperto a trovare l'assist poi per il pareggio di la mantia. Quindi, cioè, questo è per dirvi che l'inferiorità numerica, secondo me, il Torino l'ha sofferta veramente tanto. E ci può stare, perché quando giochi in questo modo ci può stare che tu ti ritrovi a dover fare un fallo di questo tipo. Secondo me è un errore molto grave di Singo, perché comunque sei a inizio, sei sempre nel primo tempo, fare fallo da ultimo uomo sul punteggio 2-0. È vero, se subisci gol si riapre la partita, tutto quello che vuoi, però non è che è a porta vuota, cioè comunque c'è Milinkovic che può uscire, può intercettare Di Francesco, perché Di Francesco può sbagliare la conclusione, può sbagliare il dribbling, cioè non è un gol sicuro. E anche fosse stato un gol sicuro, sei al 30esimo, è meglio secondo me prendere gol e andare sul 2-1 che lasciare la squadra in 10. E poi caso ha voluto che il gol del 2-1 è arrivato 1 minuto dopo sul calcio d'angolo, quindi proprio il danno oltre la beffa, no? Non la beffa oltre al danno, si dice il danno oltre la beffa. Quindi poi quello è stato l'episodio chiave, ecco, della partita, l'espulsione di Singo con il gol di Romagnoli immediatamente successivo. L'Empoli lì ha preso coraggio, ha preso anche campo. Nel secondo tempo l'Empoli ha dominato, Torino stanco, Torino alle corde, alla fine poi è arrivato il pareggio e l'Empoli ha creato anche presupposti mai poi portati a termine per poter cercare anche il colpo grosso e portare a casa i 3 punti. Secondo me alla fine il pareggio è il risultato giusto, cioè sarebbe stato un peccato una delle due squadre fosse uscita con 0 punti, perché l'Empoli ha avuto una grandissima reazione. Però il Torino in 10 è riuscito a tenere contro una squadra forte, e lo dimostra la classifica, insomma. Quindi
Uno dice l'Empoli se ne è promossa, tendi a sottovalutarla, ma guardi la classifica e vedi le prestazioni che ha fatto anche contro squadre palesemente più attrezzate di loro e ti rendi conto che non è assolutamente una squadra materasso come magari tanti bookmakers tendono a far passare con le loro quote. Quindi per me è un risultato alla fine positivo per entrambi, smuove la classifica di entrambi, c'è del buono e del negativo per entrambi, il Torino porta a casa un punto. Porta a casa aver giocato per più di un'ora in 10 uomini, aver comunque tenuto in un modo o nell'altro, e quindi secondo me si tratta di una cosa positiva. Ovviamente la negativa è quella di essere andati in vantaggio in un quarto d'ora 2-0 e aver buttato alle ortiche una vittoria che non dico era in tasca, ma comunque sembrava incanalata verso la squadra di Juric. Empoli di positivo si porta la grande reazione, si porta il gol di Lamantia che è arrivato dal niente, perché da tutti te lo potevi aspettare tranne che da lui, e di negativo si porta un impatto molto shock, perché due gol in 15 minuti è un impatto shock alla partita, e si porta anche l'ingenuità, ecco, dei suoi giocatori giovani. È un commento che già feci in un altro video, quello contro il Genoa, la partita Empoli-Genoa. Dissi che giocare con i giocatori così giovani, inesperti, che devono farsi le ossa, ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. In una piazza senza pressioni, con una classifica buona che ti permette di essere libero a livello mentale. Gli aspetti positivi è che si prendono iniziative di un certo tipo, prendono sicurezza nei loro mezzi, fiducia, eccetera, eccetera, e quindi poi magari ti ritrovi che fanno delle giocate superlative. In occasione della partita Empoli-Genoa andai a etichettare il gol di Zurkowski da fuori area con la superazione di Parisi che uscì dalla marcatura davanti alla sua area di rigore. Però dall'altra parte ti ritrovi magari lo stesso Zurkowski che ti fa un errore clamoroso, quello che porta poi al gol di Pobega, un errore in disimpegno, perché? Perché è troppo sicuro di sé, ma è comunque un giocatore che ha la sua decima presenza in Serie A, e quindi poi si vedono queste cose. Sono aspetti positivi e negativi. Empoli, secondo me, che per la classifica che ha si può permettere questi rischi, si può permettere queste situazioni, e secondo me è una bella politica quella dell'Empoli, ed è giusta. È giusta ed è una squadra piacevole da vedere per un neutrale. Quindi, secondo me, sono sulla buona strada entrambe. L'Empoli su una straordinaria strada, se si considera che la neopromossa sta facendo benissimo. Torino, che comunque, secondo me, non è mai da criticare nell'atteggiamento. I risultati stanno mancando perché il calendario non è stato favorevole, ha trovato tutte le big nel momento in cui stava meglio. Cioè, ha trovato un calendario semplice, tra virgolette, abbordabile, quando doveva ancora trovare la sua identità, e quindi i punti a volte non sono arrivati perché il Torino era in lavorazione. Ora che il Torino è sostanzialmente completo, ha trovato squadre più forti, e quindi, nonostante delle belle prestazioni, è tornato a casa spesso con 0 punti, perché gli avversari hanno dei valori proprio tecnici, individuali, superiori a quelli che possiede Juric con i suoi giocatori. Quindi Torino, secondo me, i tifosi del Torino non si devono disperare, perché sicuramente il girone di ritorno darà molte più soddisfazioni di quello di andata. Andiamo alle pagelle delle due squadre. Parto come sempre dalla squadra di casa, quindi Milinkovic-Savic 6, perché secondo me è stato attento su alcune conclusioni, ma sono state quasi tutte centrali, quindi non ha dovuto fare interventi impegnativi. Io ho dato la sufficienza. Stesso voto che do a Zima, che secondo me su alcuni interventi, soprattutto in diagonale, è stato molto attento. Si vede che è un giocatore che ha le qualità da difensore di Juric, si vede però anche che è un po' acerbo ed è normale. Giocava in Repubblica Ceca, è giovane, è arrivato in Italia l'ultimo giorno di mercato, quindi ci si può aspettare un po' di tempo per ambientarsi. Non gioca quasi mai titolare, quindi ci sta. C'è un errore in occasione del gol di Romagnoli, però Torino marca zona, quindi un giocatore che arriva a rimorchio da dietro, che salta di prepotenza, no? Fa il terzo tempo, arrivando da dietro, è normale che quando fai le marcature a zona lo perdi, è normale. Quindi sì, è vero, c'era Zima in quella zona, però non mi sento di attribuirgli colpe eccessive sul gol. Per questo gli ho dato comunque la sufficienza, perché secondo me ha fatto una buona partita, gli ho dato 6. Stesso voto che do a Buongiorno, che invece è colpevole sul gol di Lamantia, perché
perché la mantia fa un bellissimo movimento e un colpo di testa eccezionale, e in anticipo proprio su Buongiorno, però Buongiorno era stato secondo me il migliore in campo, complessivamente, del Torino. Aveva fatto veramente una partita di grande attenzione, di grande carattere, di grande leadership, e a Juric piace, Buongiorno lo disse già dal ritiro. E secondo me ha fatto una bellissima partita, macchiata dall'errore sul gol del 2-2, che ha fatto scendere di molto il voto, ve lo dico proprio tranquillamente. E quindi complessivamente gli do 6, perché secondo me è ingeneroso dare l'insufficienza a Buongiorno per la partita che ha fatto. 6 più invece a Bremer, che prende un pochino di più rispetto ai compagni di reparto per quella cavalcata, per quel cost to cost che ha provato a fare, e dopo aver chiuso un tentativo di imbucata di Luperto, è partito palla al piede, è arrivato fino alla limitella, ha cercato il diagonale e è andato fuori, perché comunque il piede di Bremer non è adatto a fare certe giocate, ma ci ha provato ed è stato molto pericoloso. È stato fortunato sulla traversa, ma era stato sfortunato sul rimpallo, insomma un tiro di Francesco a inizio secondo tempo è rimbalzato sulla schiena di Bremer, ha scavalcato Milinkovic-Savic e si è stampato sulla traversa. Comunque non lo avrei ovviamente penalizzato anche qualora la palla fosse entrata in porta, perché quello è veramente un impatto fortuito. Andiamo al peggiore in campo del Torino, che non può non essere Singo, che anche lui aveva iniziato con un bel break, poi concluso con un tiro al lato, però l'errore sull'espulsione è grave, perché è grave la lettura della situazione, cioè che la situazione è pericolosa perché hai Di Francesco accanto che sta scattando e non te ne accorgi, già c'è un errore di lettura grave, ma soprattutto è grave il gesto del fallo, perché lì puoi accompagnare il giocatore e indurlo a concludere rapidamente, quindi ad affrettare la conclusione e magari a sbagliarla. Invece, travolgendolo così, ovviamente fai un fallo inevitabile ed è rosso netto, cioè per me proprio non si discute e non mi spiego come l'arbitro non possa averlo buttato fuori subito e perché il controllo al VAR sia durato così tanto per una decisione che era palese, che fosse ultimo uomo, quindi per me era un rosso sacrosanto e si vedeva anche in diretta. 4 e mezzo quindi per Singo, peggiore in campo. Dall'altra parte mi è piaciuto Laina, ha fatto una bella partita di quantità più che di qualità, però ha dato una grossa mano su quella fascia, ha completamente annullato le incursioni di Stojanovic, che invece in tante partite è stato pericoloso per i suoi, quindi secondo me ha fatto una bella partita a livello anche tattico. Gli ho dato 6 più, 6 più anche a Lukic, che secondo me stavolta ha interpretato bene il ruolo di mediano, ovviamente un mediano molto, molto liquido, cioè un giocatore che si sposta un po' su tutto il campo, su tutto il fronte, anche offensivo, però non ha mai fatto mancare il suo apporto sulla mediana, insomma c'è stata una bella guerra lì in mezzo e Lukic ce ne faceva sempre parte, quindi 6 più anche per Lukic. Pobega, allora a Pobega ho dato 6 e mezzo, perché? Perché il gol è bello, cioè è un rimpallo, tutto quello che volete, però arrivare in spaccata e trovare la porta col portiere in uscita non è facile, quindi è una bella giocata. È un po' sporca, non è spettacolare da vedere, però è una bella giocata, quindi per me il gol è bello. Però sull'espulsione di Singo è lui che è posizionato da penultimo uomo, legge male il rimbalzo del pallone e permette a Di Francesco di scattare alle spalle del compagno e poi di costringerlo, insomma, di portarlo a commettere il fallo che gli ha costato il rosso. Quindi quello è un errore molto grave. Poi Pobega in partita è un po' calato, quindi alla fine gli ho dato 6 e mezzo. Potrei dargli anche 6 più, però il gol secondo me vale, perché non era facile, ripeto. Poi Praet 6 meno. Non mi è piaciuto, 5 e mezzo. 5 e mezzo a Praet, che è stato un po' un fantasma, cioè nei 25 minuti del Torino, e soprattutto nel primo quarto d'ora dove il Torino ha trovato due gol, Praet non è mai entrato nelle azioni d'attacco. Ha fatto un bel triangolo con Olaina di tacco, è l'unica volta in cui Praet, diciamo, è emerso a livello tecnico e tattico. Poi nei suoi 3 quarti evanescente, soprattutto quando è uscito Piazza, e quindi e le responsabilità sono andate molte sulle sue spalle, ecco, è sparito completamente dal campo. Quindi per me 5 e mezzo Praet. Stesso voto che do a Sanabria, che secondo me si mangia un go. Scusate. Forse è meglio se vado a dormire. Vabbè.
Finisco il commento. Sanabria si è mangiato un gol clamoroso di testa su cross di piazza proprio inizio partita, al sesto, al settimo minuto. È un gol veramente grave, mangiato perché era un cross che seppur deviato gli era proprio andato sulla testa, non ha nemmeno trovato la porta. Però è stato l'unico vero errore grave della sua partita, perché secondo me Sanabria nel primo tempo non ha fatto benissimo, nel senso che la squadra aveva bisogno del suo supporto quando è uscito Piazza dal campo, cioè Juric ha deciso di togliere Piazza e di lasciare Sanabria perché Sanabria è un centravanti fisico che ti permette di fare sponda, di far salire la squadra e di conquistare falli. Nel primo tempo, cioè immediatamente dopo l'espulsione di Singo, non è riuscito a farlo. Nel secondo tempo invece è calato molto a livello di baricentro ed è riuscito a dare una grossa mano alla sua squadra. Per questo l'insufficienza non è grave, perché il gol mangiato è, secondo me, è clamoroso. Nel primo tempo non è riuscito a dare il suo contributo, però nel secondo tempo ha fatto un grande lavoro, quindi gli do comunque 5 e mezzo. Subentrati, Vojvoda secondo me è entrato bene in partita, gli ho dato 6 più, è entrato bene soprattutto a livello di sacrificio difensivo. Zaza e Rincon senza voto. Empoli, allora, Vicario 6 meno, perché secondo me la palla che dà Zurkowski è criminale. Cioè poi ovviamente sbaglia il polacco a fare quel retropassaggio alto, cioè fa un disastro ovviamente Zurkowski. Però non devi mai costringere, cioè portare un giocatore a sbagliare. Cioè te comunque la possibilità dell'errore non la devi dare. Quella era una palla a rinviare, buttare via, e invece darla centralmente al tuo centrocampista marcato e metterlo in difficoltà. Quindi una lettura sbagliata di Vicario che poi non è mai stato impegnato in partita, quindi gli ho dato 6 meno. Marchizza 5 e mezzo, ha sofferto tanto su quella fascia. Ha sofferto prima Singo, ma soprattutto Vojvoda quando è entrato, non è mai riuscito a essere pericoloso davanti, è stato dribblato spesso anche dalle mezze ali, quindi a me Marchizza non è piaciuto, gli ho dato 5,5. Peggiore in campo però dell'Empoli per me è stato Stojanovic. Stojanovic ha giocato veramente male e finché Piazza è rimasto in campo era Amberillo, tra cui l'occasione del gol del 2-0 di Piazza. Che lo ha dribblato facilmente e ha fatto una giocata prevedibile, perché Piazza fa quel tipo di giocate, sicuramente Andrea Zoni prima della partita avrà avvisato i suoi. Invece Stojanovic gli ha proprio lasciato il destro, l'ha fatto e non l'ha neanche rincorso con tanta convinzione. E poi Piazza fa una bella giocata perché comunque salta anche Bandinelli e Romagnoli, cioè fa saltare il possibile intervento di Bandinelli e Romagnoli, quindi lì poi è bravo Piazza. Però arriva a quella posizione di campo perché Stojanovic lo marca male. Quindi pessimo in fase difensiva Stojanovic, in fase offensiva è stato ben contenuto da Olaina, quindi per me Stojanovic è stato il peggiore in campo dell'Empoli, gli ho dato 5. Edith, perché non ho parlato di Piazza. Piazza 7 è migliore in campo del Torino perché appunto ne ho parlato ora di Stojanovic. Finché è stato in campo ha dominato, ha mandato in tilt completamente la difesa dell'Empoli, ha trovato un grande gol, aveva servito un assist anche se deviato, comunque perfetto per Sanabria, quindi ha giocato poco, ma è stato il più pericoloso dei suoi assolutamente, quindi Piazza per me è da 7. E andiamo alla difesa centrale dell'Empoli, Romagnoli e Luperto. Allora, secondo me hanno giocato bene entrambi. Hanno giocato bene entrambi, ho dato 6,5 a Romagnoli, che in fase difensiva è stato un pochino più ballerino di Luperto, però ha fatto un gol. Ha fatto il gol del 2-1 in un momento cruciale, perché il Torino era appena rimasto in 10, Juric non aveva ancora fatto la sostituzione per coprire quella zona di campo, quindi a livello psicologico è una bella mazzata perdere un giocatore e un gol di vantaggio nell'arco di un minuto, quindi trova anche il momento giusto di fare gol con un bel inserimento in terzo tempo, quindi è anche un bel gol. 6 e mezzo per Romagnoli, 6 più per Luperto, che anche lui difensivamente ha fatto qualche errore, in particolare ha sbagliato, ma non è un errore difensivo, l'appoggio che ha portato al contropiede di Bremer, lì è stato graziato dai piedi di Bremer che non sono quelli di un trequartista, però e ha lanciato un contropiede clamoroso, cioè Bremer proprio dalla sua difesa è arrivato in area di rigore indisturbato, però quella sfacciataggine che ha portato Luperto all'errore in occasione del contropiede di Bremer lo ha portato anche a fare l'assist in occasione del gol di Lamantia, quindi come dicevo prima, sto genere di giocatori sono croce e delizia, spesso anche all'interno della stessa partita. 6 più per Luperto. Bandinelli non mi è piaciuto. Partita veramente anonima la sua, a prescindere dal fatto che c'era anche lui su piazza sul gol del 2-0, ma quella è una colpa proprio marginalissima, quella di Bandinelli che ha cercato di sopperire all'errore dei compagni, però la sua fase di spinta, i suoi inserimenti non si sono visti, quindi 5,5 per Bandinelli, 5 più per
per Zurkowski che commette un errore clamoroso in occasione del gol dell'1-0, fuori retro passaggio veramente illogico. Riesce però a rimediare chiudendo su Sanabria, perché il campanile che fa Zurkowski lo mette su Sanabria e conclude di sinistro al volo, e Zurkowski riesce ad arrivare in tempo per controbattere il tiro di Sanabria. Quindi aveva, diciamo, messo una pezza al suo errore, aveva rimediato. Poi, purtroppo per Zurkowski, il rimpallo è andato a finire su Pobega, che ha segnato. Perché se non avesse... Se il rimpallo fosse stato 2 metri più avanti, il Torino non avrebbe segnato in quella circostanza e sarebbe emerso sì il retropassaggio folle, ma anche il grande intervento in recupero. Quindi aveva messo un po' una pezza. Il problema di Zurkowski è che secondo me non è mai riuscito a sprintare. O perdeva palla, ne ha perse tante sulla sua tre quarti, oppure subiva fallo. Però non è mai riuscito a spaccare il centrocampo del Torino. Invece è una giocata che a lui spesso riesce, quindi oggi è mancata quella giocata tra le linee che lui riesce a fare. 5 più per Zurkowski. Ricci invece secondo me ha fatto una buona partita, ordinata, tatticamente disciplinata, e ha recuperato dei bei palloni, ha anche aiutato i compagni davanti, quindi 6 più per Ricci. E 6 più anche per Henderson, il calcio d'angolo per il gol 2-1 è magistrale. Sembra scontato, non è che ogni calcio d'angolo è battuto bene, a volte è bravo il colpitore di testa, ma quando calci d'angolo sono battuti così tesi, che ruotano verso lo specchio della porta, basta praticamente sfiorarli e viene fuori un colpo di testa imparabile come quello dei Romagnoli. Veramente un bellissimo calcio d'angolo, però Henderson secondo me ha fatto anche una buona partita a livello dinamico, quindi 6 più anche per lo scozzese. Di Francesco a me è piaciuto. Intanto è stato protagonista dell'episodio che ha cambiato la gara, cioè l'espulsione di Singo, molto furbo, molto astuto a tagliare soprattutto la corsa verso il centro e a conquistarsi il fallo. Però ha fatto anche una partita, secondo me, di supporto a Pinamonti, molto intelligente, quindi gli ho dato 6 e mezzo a Di Francesco. Ho dato una sufficienza ampia anche a Pinamonti, perché secondo me ha fatto una bella partita di supporto ai compagni. Bellissimo il colpo di tacco con cui libera Di Francesco in occasione della traversa con la deviazione di Bremer, però in generale ha veramente lottato tanto, ha fatto tanta sponda per i compagni anche in zone di campo completamente fuori dal suo habitat naturale. Cioè, c'è stata una situazione in cui è andato sul fallo laterale, ha dribblato due uomini, ha fatto salire i compagni centralmente, insomma, belle giocate da centravanti maturo. Pinamonti secondo me sta crescendo molto, sta migliorando molto, è un giocatore che a Genova, a Frosinone faceva vedere dei colpi ma proprio sporadici, cioè mi sembrava il classico giocatore da Serie B. Invece in questa annata in poi sta crescendo molto e sta conquistando anche la mia fiducia. 6 più per Pinamonti. Subentrati molto, molto bene un po' tutti. Ho dato 6 politico a Haase, che è l'unico che non ha avuto un impatto secondo me importante in partita. Bairami invece 6 più, perché lì sulla tre quarti ha dato molta più pericolosità di quella che era riuscito a dare Henderson, che è molto dinamico, sì, però mai aveva puntato, diciamo, gli avversari. Bairami lo ha fatto. Parisi molto meglio di Marchizza a livello soprattutto offensivo. Sto ragazzo ha una qualità di corsa, di raggirare il terzino avversario e di trovare il fondo che non è comune, l'ho visto più di una volta fare quel tipo di giocate, quindi ci è riuscito anche oggi, ha creato dei presupposti importanti, 6 più per Parisi, migliore in campo, ma più che migliore in campo, diciamo, uomo del match per l'Empoli, la Mantia, che trova un gol dopo un'eternità dall'ultima volta in Serie A, e trova un gol bellissimo, un colpo di testa veramente spettacolare per il movimento che fa, per il modo in cui anticipa Buongiorno, per la traiettoria che trova, che è all'incrocio dei pali. È veramente un grandissimo gol per la Mantia, che l'aveva già fatto, però in fuorigioco aveva fatto un tocco leggero che si era insaccato dopo aver colpito il palo, e poi invece ha trovato quello regolare che ha chiuso il match sul punteggio di 2-2. Questi sono i miei commenti, la mia analisi, le mie pagelle di Torino-Empoli. Come ho già detto, non posso fare il post partita di Lazio-Udinese perché ho visto la prima mezz'ora, poi mi è saltato internet e non ho potuto continuare a vederla, e ripartirò quindi nel weekend per le partite del weekend, dicendovi però che forse la domenica avrò qualche difficoltà perché andrò a vedere una partita dal vivo allo stadio, quindi non
no, non alla TV, e quindi le partite successive sono in macchina e no, non potrò vederle, e quindi forse qualche video in meno del solito questa settimana capiterà. Bene, ci vediamo ai prossimi video, buonanotte a tutti.